proprio ieri ho detto: se la moto c'ha un problema, poi come faccio? Bene. All'improvviso, mentre stavo andando su un'autostrada, la prima autostrada che prendo in tutto il viaggio, KO. Rallenta piano piano finché non si spegne. Quindi la situazione adesso è io, Speranza, l'autostrada e sperare che... Che situazione di merda. Vabbè, aspettiamo 10 minuti, magari provo a cambiare la candela. Questa è la mia unica speranza. Se nemmeno cambiando la candela va, mi sa che me la devo fare a piedi. Hola, benvenuti nella nuova sala di montaggio. Per chi non avesse mai visto i video, questo è il progetto Snake, dove sto viaggiando tutto il sud-est asiatico. In particolare qui sono agli sgoccioli, cioè alla fine del viaggio. In Vietnam, a sud, avevo comprato una moto che si chiama Speranza. E nei 2000 km di tragitto, adesso che mancano 200 km, è andata KO. E quindi in questo video vedete come mi smazzo questa giornata bella pesante. E nel momento in cui sto registrando quest'altro video è sempre la stessa giornata. Vabbè, poi gli aggiornamenti ve li darò poi. Detto ciò, buona visione. Se si fosse rotto qualcosa all'interno, penso sarebbe stata una cosa drastica. Invece è stato proprio un diminuire piano piano, che non ce la faceva più ad andare. Quindi proviamo. Tra l'altro sto proprio in un posto di merda, che più di merda di questo non si può. Oggi me la sono presa comoda, ho detto vabbè, non parto alle 6 di mattina, parto alle 11. Adesso è l'una e potenzialmente ho solo meno tempo disponibile per fare tutto oggi. Ah, cambiamo questa candela. La situazione della candela è questa qui. Proviamo. La prova del 9. Non parte. Ok, mi sa che sono nella merda. Adesso le opzioni sono prendere i bagagli e andare finché non trovo la prima uscita, che comunque non è vicina. Oppure aspettare un po' che il motore si raffreddi e vedere cosa succede. Però per fare questa cosa non voglio stare fermo, perché uno, sto in un punto brutto, e due, più tempo perdo, più si abbassano le probabilità di stare in un posto tranquillo stasera per dormire. Quindi secondo me per il momento mi conviene piano piano portarla a mano. Cappellino tattico. La cosa positiva in questa situazione è che fortunatamente prima ho preso una bottiglia d'acqua, che non ho bevuto tutta. La mia salvezza. Calda come poche cose al mondo. L'ultimo goccio magari ce lo teniamo per dopo. Queste sono quelle situazioni dove è bello quando va tutto bene, ma è quando le cose che vanno male che si vede quanto sei preparato. Non c'è tempo da perdere, c'è solo da camminare. Sono andato in modalità sopravvivenza, mi sono levato la parte inferiore dei pantaloni e la felpa che usavo per il sole, perché notavo che stavo sudando troppo. E che fa caldissimo, ma proprio caldo, caldo, caldissimo. E poi non è detto che appena ci sia l'uscita poi c'è la città. Quindi adesso una cosa che mi tranquillizza un po' di più, nel caso a cui avessi veramente bisogno di acqua, è il fatto che attraversato un pochino ci sono delle case. Sto camminando da pochissimo, ma è veramente veramente pesante. Ci sarà un motivo per cui a quest'ora nessuno sta in giro. Ci sono 40 gradi all'ombra. Meno male che c'ho sto cappello, la mia salvezza. Vamonos! Passettina alla volta e andiamo. La mia salvezza. Exit. Vediamo lì se riusciamo a bere, a mangiare e capire se riparare la moto, dove dormire, dove non dormire, dove posare i bagagli, cosa fare, dove sono, soprattutto. Per evitare di cadere in generale, c'ho sempre il cavalletto. Ma vabbè, sto facendo le riprese, però dico, se mi viene da appoggiare la moto, cose così, ce la tengo fisso lì, tanto facendo così non mi dà fastidio. Vamonos! Fermata la polizia. Ok, ok. Pensavo mi scortassero da dietro, invece sono andati avanti e basta, mi hanno detto di prendere sta direzione qua. E vabbè, ma se ne sono proprio andati, ma mi hanno abbandonato. Che cazzo. Quella è l'autostrada, sono distrutto e questa è la mia salvezza.
Wow. Forse ho trovato anche un meccanico. Ho sostituito l'acqua con questa aranciata tossica. È l'una. Devo ancora mangiare qualcosa stamattina. Va bene. Allora, il grosso l'abbiamo fatto. Non si riesce a percepire da quanto sono sudato, perché questa maglia è fatta apposta. Però basta vedere il braccio. Completamente sudato. Cioè, vabbè. Allora, il grosso è stato fatto. A parte pericolosa. Adesso le priorità sono trovare un meccanico, che forse è il tizio dove sto, sa dov'è, e il posto dove dormire. Tutto il resto verrà da sé. Vediamo come va. Ok, vabbè, mi spinge lui. Questo ragazzo mi ha spinto. Siamo arrivati a un meccanico. Sono a casa di questo meccanico ad aspettare. Con un bambino che mi gira intorno. Che situazione. Ok, finito. Ragazzi, Speranza ci ha abbandonato. È il pistone. Ha perso compressione. The end. Perché teoricamente, quando si fa questa cosa, dovrebbe avere una certa pressione. In realtà prima c'è un tac e poi dovresti poter fare così in maniera forte per accenderla. Però non si può fare più questa cosa, quindi è proprio andata. Cioè non c'è più compressione il motore. E andiamo con l'ultimo traino dei combattenti valorosi. Gas adamante. Piano. Che uscita di stile. Rido, ma dovrei piangere.